Udite, udite, che beatitudine! Dobbiamo riscoprire nella famiglia, e non solo nella famiglia, ma nella vita di tutti. Beate le famiglie che non buttano via la scatola dei giocattoli. Beh, potrebbe così farci sorridere questa beatitudine. Potrebbe essere banalizzata, eppure non è così. Guardate, prima o poi nelle nostre famiglie i nostri bambini diventano degli adulti, grazie a Dio. Lasciano le case, dovrebbero lasciare le loro case, indipendentemente se si sposano o non si sposano, e quindi volare, andare nella loro vita, fare ciò per cui si sentono portati, essere protagonisti della propria esistenza. E quindi i bambini mancano nelle case, e i genitori mi capiscono quando i figli crescono e poi vanno via, i figli praticamente diventano grandi, e allora si inizia a togliere tutto ciò che potrebbe richiamare questa loro infanzia. Per esempio, i giocattoli non ci sono più, sparsi di qui, sparsi di là, eppure questo avviene. Ma quella scatola dei giocattoli noi non dovremmo buttarla via. Perché non dovremmo buttarla via? Perché vedete, in quella scatola, in quei giocattoli, vi è tutto ciò che ci richiama alla bellezza dei bambini, alla bellezza di essere genitori, alla bellezza di essere nonni. E oggi pochi hanno la fortuna di essere cresciuti dai nonni, perché ci sono più le babysitter, quindi al massimo, per fortuna, i giocattoli stanno nelle case delle nonne. Eppure in quelle scatole dei giocattoli si trovano gli scherzi, le risate, le vacanze in famiglia, scrive Monsignor Mendoza, i compleanni, i giochi interminabili attorno al tavolo con vecchi e giovani contagiati dallo stesso entusiasmo, la contemplazione affettuosa senza nessuno scopo. È in quella scatola che noi troviamo appunto l'arte di fare il tempo da perdere con i nostri figli, con le persone che amiamo, un tempo che non deve diventare nostro, ma deve essere il tempo dell'altro. Ed è in quella scatola che si riscopre la bellezza di donarsi, come abbiamo detto, la bellezza di perdere tempo, ed è da questa bellezza che poi nasce l'allegria, nasce la gioia e nasce il saper stare insieme nella famiglia. Ci vediamo domani da Di Più TV, dritto al cuore. Ciao!